Io non sono un grande estimatore di Insigne, quindi diciamo che se va via al prezzo che deve andare, se ne è andato Higuain, se ne può andare pure Insigne. Bisogna vedere perché non gioca, per scelta tecnica, per scelta economica oppure perché è infortunato? Speriamo che questa rottura che si dice, si mormora all'interno dello spogliatoio si possa risolvere. È un problema della società, che ha creato la società. Napoli deve insistere che D'Insigne perché è un giocatore di qualità. È un danno per il Napoli, perché se si vuole vincere i giocatori forti non devono andare via. Nel corso degli anni non si è dimostrato quel grande giocatore che si diceva di essere. Spero comunque che Insigne resti a Napoli, e perché è un talento, cioè il talento italiano più forte che c'è attualmente. Bisogna vedere come si mette la situazione, perché perdere Insigne, che è uno dei migliori giocatori italiani, è un danno per Napoli. E si è scocciato nello stesso momento in cui ha preso Raiola come procuratore. Ormai è meglio che se ne va da Napoli, codri ma fa. Insigne deve restare, tutti i giocatori buoni devono restare se si vuole vincere qualcosa. Se Insigne dovesse andare via, ovviamente si dovrebbe comprare un giocatore superiore a Insigne, no che vendiamo Insigne e prendiamo un giovane di 22 anni che ancora deve dimostrare niente.